Un saluto a tutti di Otaku Inside. Oggi vi presento la mia video collezione. Finalmente. Partiamo qui dall'alto, dove abbiamo Gaten Rho e anche Heavenly Delusion, che sono dello stesso autore, Masakatsu Ishiguro. Mi piace molto. Diciamo, mi hanno intrigato. Sta iniziando ad intrigarmi in questo periodo. La Perfect di Yu degli Spettri, Togashi che non può mancare, il diario della mia scomparsa di Hideo Azuma, sul quale ho fatto anche recentemente un video su YouTube. Poi ho qualcosa di Junji Ito che mi piace, sto iniziando a leggerlo da poco. Ho letto già il Cat Diary e mi sono preso Uzumaki, i due volumi che ancora devo leggerli, però lo aspetto con ansia e proprio voglia di farlo. C'è anche Mad Chimera World, ma proprio uno schifo questo manga. Vorrei finirlo, poi vedrò che destino lasciare. Spostandoci di qua, a parte Omega Saitama davanti a tutti i numeri di One Punch Man che probabilmente conoscete tutti bene, abbiamo Platinum End. Qua abbiamo anche di One Punch Man il numero 1 in giapponese e anche di Platinum End. Un Majin Buu un po' farlocco, però simpatico. Abbiamo una delle mie serie preferite qua che è Dr. Stone, dei quali ho sia la novel giapponese, il numero 1 in giapponese, le due variant. E tutti i numeri usciti fino ad ora, fino al 9, anche questo bellissimo Shikichi in plastica che regalavano in Giappone quest'estate, che ho preso proprio in Giappone, un Tanjiro un po' tarocco, Demon Slayer con il numero 1 in giapponese più i numeri dall'1 al 6 in italiano, che sono quelli che sono usciti, la variant di Jujutsu Kaisen, numero 1 in giapponese di Jujutsu Kaisen, qui abbiamo la variant Lucca, ho un'altra variant per un errore di acquisto, e anche i tre numeri usciti fino ad ora. Qui c'ho un nastro di Evangelion. Ok, cos'è questo? Ah, Ken il guerriero. Andando avanti, seconda mensola, passerei a Bakuman con il numero 1 in giapponese più tutta la serie italiana e il character book. Astral Steam Space, ho il cofanetto con dentro i primi tre numeri che sono usciti fino ad ora. Continuiamo con Ushio e Tora, una delle serie che ho amato di più da giovane e l'ho infatti una di quelle che ho tenuto. Ho il numero 1 in giapponese più la prima serie che è uscita per Star Comics, con anche la parte delle origini che era quella già uscita, credo, per un'altra casa editrice. C'è un piccolo Ushio qua sopra, credo, sì, ok. Oltre a questo ho un Kirby. Ho dei Kirby in giro per tutta la casa, in realtà. Mi piace tantissimo anche Street Fighter, Cavalieri dello Zodiaco, Evangelion. Qui ho tutto Ranma Mezzo, figata. Kolish, qua dietro abbiamo Accelerator, che è un personaggio che mi piace tantissimo. E ho anche il numero 1 di A Certain Scientific Accelerator in giapponese, il numero 1 di Evangelion. E qui ho il numero 1 di Isekai Cheat Magician, che è un altro anime che mi era piaciuto. Allora ho comprato il numero 1 quando sono stato in Giappone. Qua arriviamo alla zona Senseiya, abbiamo tutta la Perfect Edition e ho recuperato anche il numero 1 della stessa edizione in giapponese, che logicamente è 3000 volte più bello, con sovracopertina e una qualità di carta direi pazzesca rispetto a quella italiana. Guardate che figata, bianchissima, proprio bella. Continuando, andrei su Fire Force con anche il numero 1 in giapponese. Abbiamo dall'1 al 18 che è appena uscito. Samurai 8, i due numeri, anche se si concluderà a breve, vorrei comunque leggermelo tutto. Eden's Zero, ho anche il primo numero in giapponese che mi sono preso quest'estate. To Your Eternity 1.6, Radiation House 1.4, di Toshiwaki Washiro ho Mieruito, completo dall'1 al 7, poi qui abbiamo The Rising of the Shield Hero dall'1 al 13, Hell's Paradise, i tre numeri che sono usciti, e qui ho tre riviste giapponesi. In realtà questo è il Shonen Jump dove è uscito il primo capitolo di Dr. Stone. Poi ho un altro Shonen Jump dove viene annunciato la serie TV di Dr. Stone e in più ho un Jump SQ che è il famoso Jump SQ dove c'è il capitolo nuovo di Death Note.
Continuando sotto, ho un po' di caos perché qui sto ancora da sistemare. Ho Siren, sempre di Washiro, e dietro c'è tutto Black Clover perché li ho messi insieme al momento. Perché in realtà Yuki Tabata è un allievo di Toshiwaki Washiro, quindi ho preso le cose di Washiro in realtà quando mi sono innamorato di Black Clover, che ho tutto dall'1 al 21, con il numero 1 anche in giapponese. E di Tabata mi sono preso anche tre numeri di questo manga che ha fatto in precedenza, che si chiama Hungry Joker, che è carino. Diciamo, l'idea non era così male. Non so perché non ha avuto successo. Qua ho anche un piccolo Yami e una spada di asta gonfiabile vinta nei Gashapon in Giappone. Arriviamo a zona One Piece. One Piece, siamo belli 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 pieni. La prima edizione ho la blu dall'1 al 93, che sono quelli che sono usciti, con qualche pezzo decorativo davanti, abbiamo Ruffy, Zoro, anche questo Shikishi che ho preso quest'estate in Giappone, molto carino. Qui ancora Luffy e Shanks. Qua ho delle cose molto molto carine, cioè ovvero questo numero di Switch, che in realtà è un magazine per ragazzi, no ragazzi, diciamo per uomini in Giappone, dove è uscito, diciamo, il capitolo di Slam Dunk, quello un anno dopo. Qua ho il bellissimo libro degli esperimenti di Dr. Stone in giapponese, che è davvero una figata, voglio farvelo vedere perché è pazzesco, ci sono davvero un sacco di esperimenti per bambini, il problema è che in giapponese ed è difficile da decifrare tutto quanto, sarebbe una figata provare a replicarli. Oltre a questi ho un illustration book di Slam Dunk che mi piace davvero tantissimo e un illustration book giapponese di Berserk, che in realtà una volta seguivo ma ho smesso dopo l'esaurimento nervoso perché non uscivano più i numeri per non so quanto tempo. In realtà in questo momento l'ho data via la collezione che avevo di Berserk e forse la riprenderò visto che ha annunciato la conclusione. Scendiamo ancora, abbiamo la zona Hideo Yamamoto con Ikarimen e tutto Homunculus. Spero di poter recuperare anche a breve Ichi the Killer, che mi piacerebbe leggerlo. Qua ho altre cose interessanti. Abbiamo Fullmetal Alchemist, però non ho neanche io un'edizione di Fullmetal Alchemist. Aspetto questa famosa edizione che vorrebbero tutti fatta meglio. Dietro abbiamo Sesame Street e Orange Road, che li ho da una vita, infatti si vede che sono volumetti piuttosto vecchi della Star Comics. Qua ho in realtà colonne sonore giapponesi di Trigun e Berserk, credo. E poi abbiamo Bastard che io ho amato alla follia, dall'1 al 27, speriamo che anche questo prima o poi si concluda. Io ho anche il numero 1 in giapponese della prima edizione. Dragon Quest, l'emblema di Rohto 1, e in fondo c'è uno di Skill che mi sono preso recentemente, la versione quella a unico volume, e mi è piaciuto, devo dire, sì. Basso, arriviamo finalmente a Jagan, che è una delle letture recenti che ho fatto che mi è piaciuto tantissimo. Ho recuperato anche la famosa numero 1 di Naruto del 20° anniversario, e poi mi sono deciso di prendere Jojonium. Jojonium perché è un'edizione davvero bellissima di JoJo, che lo voglio leggere da una vita, però mi sembravano una marea di numeri, e vista l'uscita di questa edizione così prestigiosa e piacevole, come potete vedere sono proprio come fossero davvero dei libri molto 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 curati, anche la qualità dentro è molto buona. Ho deciso di prendere questa edizione e di, insomma, iniziare a leggermi anche JoJo. Qui ho anche la Divina Commedia di Gonagai, che è davvero un'opera molto molto bella, e Planetes, l'edizione completa, la Complete Edition. Continuiamo, abbiamo Death Note con un Ryuk un po' sgangherato e una copia del Death Note qui dove annoto tutte le persone che mi stanno antipatiche, quindi state attenti. E in più abbiamo anche il numero 1 giapponese che mi sono recuperato quest'estate a Tokyo. Black Torch, due numeri di Trigun, di questo Trigun Maximum, credo che sia, che è questa edizione in due volumi. E poi abbiamo tutto Slam Dunk, prima edizione Planet Manga, con un Sakuragi un po' andato. Ho anche il numero 1 in francese e il numero 1 in giapponese della prima serie che hanno fatto, che mi sono preso quest'estate a Tokyo. Oltre a questo, continuerei qui, ho qualche action figure, ho tutta la squadra di Slam Dunk in versione un po' stilizzata, davvero divertente, che ancora devo sistemarla meglio perché in realtà qua sopra ci andrà una mensola. Ho
Ho il mio mitico Leo Aiolia della Tsume Art, potete vedere i dettagli, che è davvero una figata. E ho anche una Aiolia, la versione della Tamashii Nations, carina. Qua ho qualche libro sul Giappone, ma ancora è un po' tutto in via di sistemazione. Questo è quanto ho in questa camera, dove oltre a questo ho qualche altra figure tipo Donkey Kong, Wario, Naruto, Kakashi e un Link di Zelda. Ciao a tutti amici di Otaku Inside, userò Piccettino per farvi una piccola premessa, cioè che questa collezione di manga e fumetti l'ho recuperata tutta a partire da novembre 2019, quindi in pochi mesi direi che ho recuperato un bel po' di albi e non ho intenzione di fermarmi, voglio continuare diciamo a questa velocità, quindi spero magari che fra un anno, non so quando Francesco lo vorrà, ci potremo aggiornare con una collezione molto più grande, messa magari in uno spazio più grande perché qui è pieno. Ed ora cominciamo. The Seven Deadly Sins dall'1 al 33, ma anche al 32 e al 34 che sono in arrivo, più The Seven Extra Stories, mi piace molto, bellissima il disegno sulla costina che prosegue. Poi abbiamo My Hero Academia dall'1 al 22, il 23 in arrivo, secondo me molti difetti, però mi piace, è una bella lettura. Per cui abbiamo il primo il Limited, peccato che manchi la faccetta sotto, 14 il Limited e il Character Book e il piccolo albo regalato con l'uscita del film in Giappone, grazie a Francesco per la carità. Poi Assassination Classroom dall'1 al 21, bellissimo, lo porterò sempre nel cuore, con il fanbook, manca quello rosso, lo sto cercando, e mi manca anche la 10 limited, sto cercando anche quella. Noragami dall'1 al 21, bello, uno dei miei preferiti, manca il primo in variant. Slam Dunk dall'1 al 7, lo sto leggendo con questa edizione per la prima volta e mi sta piacendo un sacco. Anohana dall'1 al 3 con il box. Poi Silent Voice dall'1 al 7, bello. E della stessa autrice anche l'1 e il 2 di To Your Eternity. Non mi ha convinto, ma continuerò a portarla avanti ancora. Poi Shigatsu wa Kimi no Uso, Your Lie in April, sicuramente non Bugie d'aprile, dall'1 all'11 più la coda. È una delle mie opere preferite, soprattutto per l'anime, con le colonne sonore stupende. 5 cm al secondo, 1 e 2 con box, il giardino delle parole e Season Life, grazie a 88Z Fanne per la dritta, bellissimo, recuperatelo. Beastars dall'1 al 12, con l'1 anche in variant, bellissimo Beastars, lo conoscete tutti ormai. The Promised Neverland dall'1 al 14 è diventato subito una delle mie opere preferite, peccato che l'ho scoperto troppo tardi, quindi non ho l'1 in variant, non ho neanche il notebook, la mappa del 7. Bakemonogatari 1, bello, mi sta piacendo, lo porterò avanti. Astar 1 dei 3, molto bello. Numeri a caso di Fairy Tail come Fairy Tail 0, Fairy Tail la quest di 100 anni o Eden Zero, il primo, questo è quello, il Limited. Non credo che porterò avanti questi. Fairy Tail mi è piaciuto molto, una delle mie opere preferite, peccato per come sia finito, ma questi... Delle opere appena viste abbiamo qualche litografia di Beastars, purtroppo non tutte, spero di recuperarle, una l'avete vista prima, quella gigante dietro. Poi abbiamo il box di Astral Lost in Space, quindi il primo era quello, il Limited. Di The Promised Neverland ho preso i primi tre con lo starter pack, quindi ce li ho qui, e ho preso il 14 con il box, quindi con anche il romanzo, e visto che starter pack e box avevano le tre cartoline doppie. Akame ga Kill dall'1 al 15 più l'1.5, anche questa è una delle mie opere preferite. Ho recuperato lo 0 che non è della stessa qualità, ma comunque è una buona lettura. E sto portando avanti Nova Ga Crush, che sono usciti i primi tre. Il primo mi ha gasato un sacco, sembrava ripartire alla grande, il terzo fa un po' schifo. Kill la Kill 1, 2, 3. E così a caso Vita da Yamcha, beh, è un must direi, prendetelo, fa un sacco ridere. Sta qui a ricordarmi che devo comprare l'Evergreen di Dragon Ball. Finita la vetrinetta, ho spostato qui quelli che ho in libreria per comodità. Abbiamo Fairy Tail, Girls dall'1 al 4. Prima o poi recupererò tutta l'opera di Fairy Tail prima edizione. Nel frattempo c'era qualche motivo a caso per recuperare questi. Poi abbiamo La leggenda di Arslan dall'1 all'8. Questo l'ho recuperato ma non l'ho ancora letto. L'ho preso perché Arakawa fa i disegni e Fullmetal Alchemist è una delle mie opere preferite che devo anche recuperare, ma sto aspettando che esca in un'edizione un po' premium perché quella che c'è adesso nera non mi piace per niente. Atelier of the Witch Hat dall'1 al 5, ho recuperato anche questo ma ancora devo leggerlo. Invece Children of the Whales dall'1 al 12, sono arrivato a leggere fino all'8. Mi sta piacendo un sacco. Molto particolare, disegni bellissimi, tavole veramente stupende, ma particolare. Lo porterò avanti, il primo anche in variant.
Garei dall'1 al 12 più lo special Garei è credo il primo manga che io abbia mai letto. Non è molto conosciuto, ma ve lo consiglio veramente. Anzi, questo è il mio consiglio del video. Leggetevi Garei perché è veramente, veramente molto bello. Poi Trigun 1 e 2, i primi due numeri. Dr. Stone, premessa, qui iniziano un bel po' di variant che ho preso perché siccome ho intenzione per dire di recuperare Dr. Stone o Jujutsu Kaisen, eccetera. Intanto mi sono preso le variant, così evito di pagarle il triplo, magari fra un anno. Quindi le due variant, Jujutsu Kaisen, le due variant. Questo l'ho letto, mi è piaciuto, a breve prenderò i prossimi numeri. Attacco dei Giganti, Discovery, e la Genesi di Levi 1 e 2, prima edizione. Questo è un altro dei miei manga preferiti che devo recuperare. Fire Force della Discovery, lo recupererò. Naruto mi manca, prima o poi lo prenderò. Nel frattempo mi sono preso questo e Samurai 8 sempre nella variant. Poi abbiamo One Punch Man, sempre la Discovery, e la 19 con la sovraccopertina. One Punch Man lo sto invece guardando e quindi lo voglio sempre recuperare in manga prima o poi, e nel frattempo mi sono presi questi. Mob Psycho, il primo in variant, l'ho preso sempre perché è lo stesso autore di One Punch. Jagan, perché me l'avete consigliato voi su Otaku, non l'ho ancora letto, sempre in variant, prima o poi prenderò il resto di numeri. Spostandoci direttamente in libreria, abbiamo Inuyasha dall'1 al 67, nella prima edizione quella rossa, che ho preso più che altro per collezione perché è un'opera che mi piace molto, ma non è un granché da leggere siccome è specchiata, quindi spero che faranno una buona uscita, magari tipo quella di Slam Dunk o qualcosa di Deluxe, e recupererò quella, magari me lo rileggerò anche almeno. Sempre di Hiromashima, la Torre di Fairy Tail, abbiamo Rave dall'1 al 35, più i due speciali Rave World e la compagnia di Blue, sta lì sotto, sono sempre due speciali. Con questo abbiamo finito i manga, quindi passiamo ai fumetti. Degno di nota è Topolino. Topolino l'ho ereditato praticamente da mio padre. Sono circa 400-450 Topolini di diverse annate. Ci sono magari dei numeri 400, 600, 900, molti dei 1000, completa dal 1000 al 1100, al 1000, 1200. Lo dovrei ricontrollare. Qui quindi ci sono tre file andando verso giù e altre tre file di qua che vanno fino in fondo. Di qua anche sempre tre file e tre file. Poi dietro Inuyasha ce ne sono altri, un po' più nuovi. E qui ci sono gli ultimi, quelli che mi stanno arrivando adesso con l'abbonamento di quest'anno. Di qua abbiamo molto misto di grandi classici o classici della Disney, sempre molto vecchi, come potete vedere comunque abbastanza rovinati. Li tengo praticamente più per leggerli che per collezione, non credo valgano molto. Di qua di nuovo abbiamo degli speciali, qualcosa di Topolino, sempre molto molto rovinati o molto vecchi. Qui invece messi un po' meglio abbiamo le più belle storie, quelle della Giunti o della Disney. Qui ci sono la nuova edizione dei grandi classici dall'1 al 44, gli altri sono dietro e di nuovo qualche speciale misto. Sto portando avanti adesso i classici Disney, quelli normali, perché hanno fatto una nuova edizione che mi intriga, tipo questo qui magari tutte storie di Fantomius, qui tutte storie di Archimede. Sembra un po' più interessante rispetto alla vecchia. Cartonati sempre di Topolino della Disney, praticamente quasi tutta l'edizione della Super Limited Edition. Degno di nota direi che è PK Potere e Potenza, di cui ho la prima edizione, la prima ristampa e la seconda ristampa. Questa per trovarla non è stato per niente facile, soprattutto perché si aggira sui 100 euro più o meno come valore, l'ho trovata molto meno. E abbiamo fino agli ultimi numeri usciti, questo è uscito mi sembra questo mese, Universo PK, più anche fuori serie che sono una nuova edizione, più bassa e decisamente piccola, sono veramente poche pagine per quello che costa, però per ora la sto prendendo. Di qua sempre di PK abbiamo PK2 di Xadum, beh questo direi che è stupendo, ci sono tavole giganti in bianco e nero, mi manca il One, prima o poi quando lo troverò lo prenderò. E della Planet abbiamo il viaggio di Zero, 1, 2, 3, manca il 4, quando arriverà, quando uscirà lo leggerò. Per chi non lo conosce sarebbe il sequel di The Nightmare Before Christmas di Tim Burton. Di PK, siccome mi piace molto, mi sono recuperato tutta la prima edizione, quella delle New Adventures. Ho tutta quanta, tutta completa, anche molti doppioni, quindi numeri 0, numeri speciali. E anche la seconda serie, quindi PK alla seconda. Non sto facendo PK Giant, ho solo questo perché ho già questa, però mi piacerebbe averla prima o poi magari la recupererò. E con questa finiamo la mia collezione. Ho anche un centinaio di Diabolik, Nathan Never dall'1 al 50, Greystorm, Caravan, edizioni miniserie Bonelli che ogni tanto recupero.
manga li avete visti tutti, mancano sicuramente alcuni capolavori come quelli di Urasawa, che ho intenzione di recuperare molto presto. Grazie per aver guardato, ciao ciao! Salve ragazzi, oggi vi faccio vedere la mia collezione. Non è molto grande, spero vi piaccia. Allora, partiamo dall'alto. Abbiamo questo che ci potrebbe interessare, però ancora non l'ho letto, quindi boh, poi magari lo leggo. Certo lo leggo, insomma, l'ho pagato. Però vabbè, questo qua l'abbiamo. Che ci interessa? Mary Grave. Specifiche tecniche. Io sono bravissimo con le specifiche tecniche. Sono 5 volumi da 7 euro. Allora, i disegni sono belli, nulla di eccezionale, però sono belli. La storia è simpatica e tutto sommato è, diciamo, un manga divertente. Non ti annoia, non ha neanche cose stupide come ogni tanto capita, robe stupide, io proprio tu dici, ma che sta cosa? Problema, il finale. Problema principale, ci sono tanti piccoli problemi, però non penso né di essere io la persona più adeguata a vedere quali sono i problemi, né a fare niente. Alla fine, il finale, diciamo, non c'è. Perché non c'è? Perché il manga è stato cancellato. Però l'autore, nelle ultime pagine, mi pare sono 5-6 pagine, vabbè, giù di lì, ha fatto una sorta di riassunto di tutte le avventure che avrebbe voluto descrivere velocemente. Non è spoiler, perché alla fine sono immagini a caso. Se non sai, non ti cambia niente. E niente, alla fine il problema principale è questo, non ha un finale. Ve lo consiglio, ma diciamo di, in realtà di no. Perché per quanto lo reputi piuttosto carino e tutto sommato non mi pento dell'acquisto, alla fine sono comunque 35 euro per un'opera che non è finita, non finirà mai, e non è neanche così eccezionale, quindi diciamo, se ne può anche fare a meno. Se magari la trovate in offerta, magari usata o non lo so. Qualcuno che la regala, naturalmente, secondo me vale la pena leggerla. Non è uno spreco di tempo, però per 35 euro, secondo me, è uno spreco di soldi. Questa è Mary Grave. Passiamo adesso a questa mensola. Leviamo questo, che lo tengo lì perché è la sovracopertina di un altro libro che, cioè, al momento lo tengo senza perché sennò poi si rovina. Claymore. Sono 27 volumi. Il prezzo, diciamo, è quello classico dei manga. Che, sì, 4,30. Che dire di Claymore? Allora, penso che tra tutti quelli che io abbia, anche se alcuni ancora li devo finire, quindi potrebbe esserci un ribaltamento della situazione. Penso sia il mio preferito. Allora, partiamo col dire i disegni. Come sono i disegni? Come sono i disegni? Nei primi volumi, diciamo, non lo so sinceramente, però nei primi volumi i disegni non sono un granché. Ora, se la trovo, ci sono certe facce che sono proprio incredibili. Faccia incredibile, è stupenda. Però sta da dire che sin dall'inizio i disegni, diciamo, le figure intere non sono male. Ok? E il problema sono le facce all'inizio. Ci sono dei problemi incredibili con le facce all'inizio. Però in non troppi volumi, diciamo, si riprende. Adesso vi faccio vedere qualche tavola di qualche volume più in là, tanto per vedere appunto che poi il disegno migliora veramente. E non le dico le bugie. Aspetta, sono belline. Ora se ne fosse qualcuno. Più, questa è stupenda. Passiamo adesso qui. Kimi no Doke, arrivare a te. Una serie di 30 volumi della Star Comics e Star Comics. Il prezzo classico quello dei manga, 4,30 euro. È un manga veramente carino, secondo me. Una commedia romantica, uno shoujo, forse una commedia romantica, l'avevo già detto, ma non ne sono sicuro. Ah, i disegni secondo me sono veramente bellini, specialmente quelli deformi, ora non so, vabbè, sono bellini tutti, però quelli deformi sinceramente mi piacciono veramente tanto. Vediamo se non trovo qualcuno, perché tipo questo. Ma sono veramente carini. Che dire, allora, i disegni li abbiamo visti, la storia, che dire della storia? La storia è bella, è una storia un po' particolare, diciamo, non è la classica commedia romantica, certo ci sono alcuni dei soliti cliché, però secondo me è una storia che merita di essere letta, la consiglio e basta, bello. Passiamo adesso a questa mensola. Qui tengo due opere, Akame ga Kill e A Silent Voice, Koe no Katachi. Allora partiamo proprio da quest'ultimo. 7 volumi, Star Comics, 4,90 euro volume.
Questa qua è un'opera che apprezzo veramente molto. È stata all'epoca il primo manga che ho letto e lo lessi perché appunto avevo visto il film e mi era piaciuto veramente tanto e decisi di comprare il manga. Era l'estate dell'anno scorso più o meno, ho iniziato a leggere manga da relativamente poco. E che dire, lo preferisco rispetto al film. Il film mi piace tantissimo, penso che sia ancora uno dei miei film preferiti, se non addirittura il mio film preferito. Comunque sì, è un film straordinario, se non l'avete visto, anzi, vedetelo. Perché anche se il manga, appunto, dico, secondo me è più bello, il film va visto comunque perché c'è un comparto artistico che è anche superiore a quello del manga, perché adesso ve lo faccio vedere. I disegni del manga sono carini, però secondo me non sono minimamente paragonabili a quelli del film. Il film ha dei disegni che sono, secondo me, incredibili. L'unico difetto che secondo me fa essere, appunto, il film inferiore rispetto, no, il film inferiore, giusto, che fa essere il film inferiore rispetto al manga, è il fatto che il finale sia un po' tronco. Finisce un po' prima, diciamo che nell'ultimo volume ci sono alcune pagine in più rispetto a quello che è la fine del film. Cioè quando finisce il film, nel manga un po' la storia continua. Questo è quello che succede più o meno in tutti i manga, che continuano oltre, comunque arricchiscono la storia, ma in questo caso appunto sono stati tolti alcuni dettagli e alcuni approfondimenti della psicologia di alcuni personaggi che secondo me sarebbe stato più carino mettere. Fatto sta che reputo comunque sia il film che il manga dei capolavori. Quindi il manga da comprare, il film da vedere. Passiamo adesso all'altra opera che è sulla stessa. Lo sistema dopo. Che è sulla stessa mensola. Akame ga Kill. Anche questo mi è piaciuto, è caduto tutto nel frattempo. Non facciamo finta di niente. Akame ga Kill. Anche quest'opera mi è piaciuta veramente tanto. Sarebbero 15 volumi, io ne ho solo due. Perché ne ho solo due? Questi qua me li hanno regalati per Natale. Ho cercato gli altri volumi. Non li ho trovati, o meglio, li ho trovati, ma a prezzi che a confronto ci compro tutte le altre cose che sono qua, di nuovo. Quindi ho deciso di evitare a parole di comprarlo. Magari se poi trovo una buona offerta, o comunque fanno una ristampa o qualche cosa, comprerò gli altri volumi sicuramente perché mi è piaciuto davvero tantissimo. Ha una storia che personalmente mi ha rapito dal primo volume. Già al secondo, appena ho finito il secondo. Che l'ho finito poco dopo che me li hanno regalati a Natale, già volevo comprare il terzo, il quarto e il quinto. Però il quarto e il quinto non si trovavano, il terzo sì, però c'aveva tipo 15 euro di spedizione. Sul momento quindi ho deciso di lasciare perdere, magari quando poi avrò, diciamo, troverò qualche offerta migliore, prenderò anche gli altri volumi, però anche se ho letto solo i primi due volumi è un'opera che mi sento di consigliare perché è veramente bella, i disegni sono belli, ma belli, belli, belli. La storia è stupenda, quindi sì, compratelo. Non è una cosa sicura, diciamo, perché non lo so se continua bene o se poi vanno a fare schifo. Però è bello. Passiamo adesso a Buggy. Questo manga mi sta piacendo veramente, veramente tanto. È finito, sono 37 volumi della Star Comics. One Piece non l'ho detto, ma era della Star Comics pure lui prima. Questo è il primo volume. Allora, i disegni mi piacciono veramente, veramente tanto. Sono bellini. Sono veramente bellini. Ma è la storia quella che mi ha catturato fin dall'inizio. È veramente, veramente bello. È uno shonen particolare e con molto da dire, secondo me. Il prezzo è quello classico dei manga. Già l'ho detto, sono 37 volumi. C'è pure uno spin-off di cui io ho visto l'anime. Completamente a caso, perché era su Netflix. Non sapevo cosa guardare. La copertina mi piaceva. Quindi l'ho guardato, mi è piaciuto, ho detto vediamo se esiste il manga e ho scoperto che il manga esisteva per uno spin-off di quello principale. Così ho comprato quello principale, che sarebbe questo. L'ho comprato e mi è piaciuto. Per molto tempo ho sbagliato perché maghi, io però continuavo a dire magi. Vabbè, comunque estremamente consigliato, sono un po' tantini i volumi, però bello, non l'ho ancora finito, quindi anche stessa cosa che con One Piece, ma non mi sento di dilungarmi perché non saprei che cosa dire, però è veramente bello, fino ad adesso mi sta piacendo veramente, veramente tanto. I disegni sono proprio belli, secondo me. Non i più belli che abbia mai visto, però non sono niente male. È un bello shonen, è particolare, ce l'ho detto, quindi sì, è consigliato questo. Questa mensola è la mensola del non mi piace. Qui ci ho messo le cose che non mi piacciono. Partiamo da questo. Fairy Tail. Allora, devo dire che ne ho letti solo 6 volumi, quindi insomma. Però devo dire che al contrario di quello che ho letto un po' in giro, non mi ha fatto schifo. Anzi, devo dire che mi sono pure divertito all'inizio a leggerlo. Però,
dopo poco, dopo solo 6 volumi, mi ha stufato. C'è da dire che avevo anche visto, non tutto, ma un centinaio di puntate, 150, non lo so di preciso, tutte quelle che sono su Netflix comunque, di puntate dell'anime. Ho iniziato a comprare il manga, però poi l'ho lasciato perdere perché non mi è piaciuto. Non so quanti volumi siano di preciso, il prezzo è sempre quello classico dei manga. Diciamo, a me non è piaciuto, cioè, l'ho spiegato. Non mi sento di consigliarlo, cioè, c'ha delle parti divertenti, almeno i primi 6 volumi mi hanno fatto sorridere, però non così tanto da spingermi a comprarne altri, quindi non lo so, non lo consiglio in questo caso. Poi invece l'altro che ho messo nella categoria non mi piace, per quanto a gusto personale appunto non mi piace, invece lo consiglio veramente tanto. Uno perché ha dei disegni veramente, veramente belli, due perché ha una storia veramente, ma veramente bella. E non so che dire, cioè a gusto personale non mi è piaciuto, ho letto solo i primi 3 volumi, poi ho lasciato perdere perché magari un giorno lo continuo perché era pure bello, però non lo so, cioè, mi ha annoiato, mi sono annoiato nel leggerlo, quindi ho lasciato perdere. Però in questo caso appunto già l'ho detto, anche se non mi è piaciuto lo consiglio perché numero uno c'è delle copertine che sono veramente belle, veramente veramente belle. Sta da dire che anche se qua vedete non arriva fino al numero 9, in realtà la storia principale, Video Girl AI, sono solo 8 numeri. Qua finisce la storia principale. Questo qui, il volume 9, dovrebbe essere, ecco, Video Girl Land, che è diciamo una storia di un volume autoconclusiva che rientra sempre nello stesso universo, però con appunto una storia propria, con altri temi, altri personaggi. C'è anche un piccolo cameo dei personaggi principali dell'opera principale, però appunto questo. Quindi sì, non mi è piaciuto, però lo consiglio perché penso sia un'opera veramente bella che però appunto dipende dal gusto personale. Dipende dal gusto personale. Il prezzo è un po', diciamo, più altino rispetto al solito, però ogni volume contiene 2 volumi classici, perché diciamo l'opera era uscita, mi pare che fossero 16 volumi, boh. Sì, penso di sì, perché sono 2 volumi per cosa, però non so, magari siano 2 volumi un pezzetto, quindi. Ma mi pare fossero 16 più 2 di Len. 2 o 3 di Len. Quindi il prezzo 6 euro per il volume ci può stare. In queste due mensole tengo tutti gli articoli, tutti i vari manga e novel della J-Pop che possiedo. Ho deciso di mettere tutti gli articoli della J-Pop in due mensole perché la casa editrice di cui possiedo è meno, cioè di cui possiedo più cose, anche però le serie più brevi. Quindi ci sta, non è stato possibile fare questa divisione. Allora, partiamo da qua. Overlord. Ho visto l'anime. Mi è piaciuto e ho deciso di comprare la novella. Ho letto fino adesso solo i primi 2 volumi. La novella è molto carina, anche se è un po' descrittiva, molto descrittiva, che non è un difetto, però diciamo a qualche tipo di lettore potrebbe non piacere. E a qualche tipo di lettore potrebbe non piacere. Unico difetto, secondo me, i disegni. Cioè, i disegni, insomma, è una novella, non è un manga, quindi i disegni sono una parte abbastanza minimale, però sono brutti. Passiamo alla prossima. ReZero. Su ReZero non ho molto da dire perché ho letto soltanto il primo volume e ancora non penso di poter dare un giudizio. Posso dire che mi sta piacendo, che ha una bella trama, un bell'incipit. Non ho visto l'anime, o meglio, ho visto i primi episodi, mi è piaciuto e per qualche motivo ho deciso di comprare la novella. Sono finora in Italia usciti, mi pare, 3 volumi. Il prezzo è abbastanza buono per le novelle, 12 euro a volume. E magari però invece di fare come ho fatto io, prima guardate l'anime, vedete se vi piace quello e poi casomai la comprate. E ho dimenticato di dirlo per Overlord, sono 3 volumi usciti in Italia fino ad adesso e sono 14 euro a volume. Passiamo poi a questo, Il prezzo di una vita. Questo manga mi piace veramente veramente tanto, l'ho adorato alla follia. Sono 3 volumi. 3 volumi. Questo è il primo. Ha dei disegni veramente veramente belli, secondo me, o almeno uno stile di disegno che a me piace particolarmente. Magari se trovo, vabbè, una pagina qualsiasi va bene. E mi piace particolarmente. E in più adoro la storia. La storia secondo me è qualcosa di eccezionale, mi ha veramente stupito. E poi ultima cosa, ha delle copertine veramente stupende. Ora magari le faccio vedere tutte, tanto sono pochi volumi. La copertina del secondo volume. E questa è quella del terzo. Passiamo adesso a questo. Lady Snowblood, Shirayuki Hime, sono sempre 3 volumi, il prezzo è un po' più alto, mi pare siano 7,50 euro se ricordo bene. Sì, sono 7,50 euro. Questo qui, di quelli che si trovano in questa mensola, è il mio manga preferito. È il mio manga preferito, una storia che mi è piaciuta tantissimo. E appunto è un'edizione, diciamo, non so se dire da collezione, non so se effettivamente lo sia, però il costo è un po' elevato in effetti, 7,50 euro.
sono un po' tantini, però è estremamente consigliata perché tre volumi racconta una storia molto molto bella e molto soddisfacente. In realtà esisterebbe un quarto volume o comunque una specie di sequel, lì ancora non l'ho comprato, non so come sia, però la serie principale, questa è veramente bella, e la storia è bella come ho già detto, ma la parte fondamentale sono i disegni che sono veramente eccezionali secondo me. Poi ci sarebbe The Quintessential Quintuplets, che però ancora non ho letto, solo il primo volume, quindi non ho niente da dire. Non so neanche, ho visto i disegni, sono carini, però non. A malapena so la trama. Questo è il quinto. Questo è il primo. Casa Yamada. Questo è molto carino, è uno shoujo ai, quindi diciamo è un genere che deve piacere, però trovo che sia un manga veramente carino. L'avevo già letto e scan, poi quando ho saputo che era edito in Italia ho deciso di comprarlo. Ha dei disegni carini, che però non sono tutto questo granché. È una storia tutto sommato appunto carina e molto coinvolgente, se vogliamo. Lo consiglio, sono solo 5 volumi. È molto carino e sicuramente divertente, riesce a far fare due risate. E poi il prezzo è un po' altino, in realtà sono 6,50 euro. Sono 6,50 euro, che è uguale a quello del prezzo di una vita. E volendo fare il confronto tra i due, meglio il prezzo di una vita e anche di tanto. Quindi, se magari 6,50 euro volete prendere il primo volume di una delle due opere, meglio il prezzo di una vita. Però anche questa, secondo me, è un'opera veramente valida. Molto, molto bella. Ok, eccoci alla seconda parte dell'angolo J-pop. Partiamo da qui, il club delle esplosioni. Allora, questo manga l'ho comprato a scatola chiusa. Praticamente era andato in libreria, non mi ricordo per quale motivo, non mi ricordo a comprare che cosa. E come ogni volta che ci vado, mi sono ritrovato a guardare nell'angolo manga. Anche se non avevo intenzione di comprare niente, ero là soltanto per sfogliare le cose che c'erano. E questa costina mi ha colpito veramente tanto, mi è piaciuto molto. E diciamo così, in un impeto, ho deciso di comprarlo. E mi è piaciuto veramente tanto, non sono assolutamente pentito dell'acquisto, anche se è stato, diciamo, distinto, non sapevo manco di che parlarsi, poteva essere uno spin-off dei Teletubbies. Cioè, vabbè, magari no, con il giubbotto con l'esplosivo e il sangue addosso, però vabbè, per quanto ne sapessi poteva anche essere. È veramente bello, ha dei bei disegni, questo manga, o almeno a me sono piaciuti. Ma la parte che mi ha stupito, diciamo, è la storia è veramente cruda, veramente violenta. Il prezzo è un po' altino, sono 6,90 euro, ma alla fine sono solo tre volumi e secondo me vale la pena comprarlo, perché ha una storia veramente veramente bella. Se posso dire, l'unica cosa che mi ha un po' lasciato interdetto è il finale, che a gusto personale non mi è piaciuto, mi è sembrato un po' troppo aperto. Non è esattamente aperto, però vabbè, chi l'ha letto l'ha capito. Però non mi è piaciuto, ecco, magari qualcun altro l'ha adorato, però a me non è piaciuto. Mi sarebbe piaciuto qualcosa di più concluso. Però vabbè, è un'opinione personale. Il manga in generale mi è piaciuto veramente veramente tanto ed è molto consigliato. Passiamo adesso a questo, i tre altri. Allora, questo qui, manga lo potrei riassumere in due parole. È stupendo. Potrei anche posarlo, non c'è nient'altro da dire. Perché mi viene poco altro da dire, è un manga veramente eccezionale. I disegni sono quelli tipici, diciamo, lo stile naturalmente cambiava tra autore e autore, però diciamo la base era simile di quelli degli anni 80, degli anni 70-80, fine anni 70, inizio anni 80. Lo stile a me piace molto, questo tipo di disegno, però naturalmente dipende dalle persone. E la storia, però, secondo me è qualcosa che piacerebbe, cioè non penso che a qualcuno possa non piacere la storia di questo mondo. È qualcosa di veramente eccezionale, dà tantissimi spunti di riflessione, tantissime emozioni, succedono un sacco di cose molto molto potenti, sia da un punto di vista narrativo che da un punto di vista proprio emotivo. Il finale mi è piaciuto tantissimo, è un finale veramente eccezionale. Che però ti lascia un forte senso di amaro in bocca, veramente ma veramente forte. Sono due volumi, il costo è abbastanza alto, sono 19 euro a volume, ma secondo me vale veramente ma veramente la pena di prenderlo. So che esiste un'altra edizione, non mi ricordo se è da 3 o da 5 volumi, mi pare da 5, che almeno da come l'ho vista su internet sembra molto bella pure quella, però non l'ho comprato, ho comprato solo questa perché all'epoca non l'ho trovata, anche se dalle immagini che ho visto sembra anche più carina, magari se la trovate potete vedere quale vi piace di più. Però questa edizione secondo me merita, sia anche, cioè, oltre che al contenuto, che vabbè è sempre quello, anche come formato, perché è un formato veramente bello che mi piace molto. Poi passiamo a questo. Quindi alla fine questo è estremamente consigliato, i tre Adolf, veramente bello, uno dei manga più belli che abbia letto.
Questo qua, La Divina Commedia di Gonagai. Allora, secondo me questo qui è un manga veramente, ma veramente bello. Sotto l'aspetto dei disegni. Ho adorato i disegni, sono veramente qualcosa di incredibile. Ora magari ne prendo qualcuno, sono veramente eccezionali. Sono dei disegni stupendi. La storia però devo dire che non mi è piaciuta tanto. Perché questo? Secondo me, diciamo, anche se il volume è estremamente grosso, è raccontata in maniera un po' troppo veloce, ecco, si perdono un sacco di parti e sinceramente in alcune parti non capivo cosa fosse successo. Perché non che sia molto veloce o frenetica, però sinceramente mi sembra più un'unione di momenti più che una storia vera e propria. Sicuramente come edizione da collezione è molto molto bella, poi con i disegni che ha, già solo i disegni bastano a rendere valido l'acquisto, però ecco, a livello personale la storia non mi è piaciuta. Il prezzo secondo me è 29,90 euro, per il formato ci sta tutto, anche se un po' alto. Anche se è un po' alto per il formato, ci sta tutto perché le tavole sono veramente ma veramente belle. C'è anche una litografia. La prendo in modo che si vede. Che si veda. Ecco qui. Veramente un manga molto ben disegnato, anche se appunto come ho detto la storia non mi è piaciuta. Un po' mi sono pentito di comprarlo, però non tanto perché mi ha fatto conoscere l'autore che è Gonagai e mi ha spinto a comprare Devilman. Allora, Devilman è diventato uno dei miei manga preferiti. Già mentre lo leggevo, già a metà, forse anche ad un terzo, ho capito che sarebbe diventato uno dei miei manga preferiti. Allora, la storia di Devilman secondo me è veramente eccezionale, ricca di colpi di scena, di momenti molto intensi, sia a livello emotivo che narrativo, come ho detto dall'altra parte, vale anche qui. Però la parte secondo me più incredibile di Devilman sono i disegni. Allora, i disegni sono qualcosa di veramente stupendo. Sono dei disegni che lasciano il fiato sospeso, lasciano col fiato sospeso. Ora vediamo se magari. Ecco, questa è quella tavola che mi ha colpito più di tutti. Più di tutte. Ogni tanto sbaglio, vabbè. È una tavola veramente incredibile. Mentre leggevo la storia sono rimasto 20 minuti a fissarla, ho detto wow, è veramente stupenda. Allora, l'edizione costa tanto, sono 39,90 euro, ok? Però secondo me vale la pena comprarla. Questo perché? Perché a confronto dell'altra edizione di Devilman che esiste, che è in 5 volumi, non so se ne esistono altre sinceramente, non lo so, perché questa è abbastanza nuova, Devilman è abbastanza vecchiotto come manga, è del 72 se mi ricordo bene, forse del. No, penso di aver detto giusto, vabbè, non è importante, comunque degli anni 70, quindi penso che altre edizioni già siano uscite. Però sinceramente non lo so, io conosco solo questa e l'altra sempre della J-Pop, quella in 5 volumi, che a livello estetico preferivo, però questa edizione comprende delle pagine in più delle tavole a colori, quindi sicuramente è preferibile secondo me come edizione, anche perché la differenza di prezzo è veramente ma veramente irrisoria. E il manga è veramente stupendo, alla fine lo consiglio senza nessuna remora, è veramente veramente bello. Ultime parole, diciamo, abbiamo finito. Spero che vi sia piaciuto, spero di non essere stato troppo noioso. Non ho detto di nessun manga la trama, perché diciamo non sono bravo a raccontare le trame senza fare spoiler. Quindi ci ho provato un paio di volte, il video l'ho fatto anche un paio di volte, però mi sono reso conto che effettivamente dicevo molti dettagli della trama che qualcuno potrebbe non voler sapere. Quindi ho deciso di evitare, ho detto soltanto le mie opinioni personali, se era consigliato o meno, dando anche qualche dettaglio, magari qualche piccolo dettaglio che conoscevo. Grazie di averlo visto e.